Don't stop, make it loud. DJ gonna sweep this up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tic-tac on the clock, got the party on stop now. Don't stop, make it loud. DJ gonna sweep this up tonight. Cari amici, cari, oggi torniamo ancora una volta a vedere qualcosa per il caro vecchio Mega Drive. E il gioco che noi vedremo è un tie-in videoludico che ha a cuore un cartone animato che è uscito nei lontani anni 60. Forse voi l'avrete visto tutti di recente, che è stato rimasterizzato in DVD. È questo il cartone. Ve lo ricordate? È fritto. Era inevitabile, Baloo. Lui non poteva farci niente. Doveva succedere. Ora Mowgli è là dove è il suo posto. Già. Forse hai ragione. Quando esisteva la Virgin Interactive, era una casa che rilasciava videogiochi di grande qualità da fare invidia a molti produttori americani e giapponesi. E il titolo che noi vedremo è un tie-in videoludico dedicato a un grande classico della Disney, che sarebbe l'ultimo film supervisionato dal grande Walt. Si chiama Walt Disney's The Jungle Book, rilasciato nel 94. Noi vedremo la versione per Mega Drive. La storia di questo gioco non viene spiegata molto bene, ma ci fa capire che segue moltissimo la vicenda del film, in cui il nostro protagonista, ovvero l'umano Mowgli, deve certamente tornare a un villaggio di umani ed evitare di essere preso dalla malvagia tigre Shere Khan e anche da moltissimi altri nemici che abbiamo conosciuto nel film. Chi non l'ha visto deve assolutamente riguardare la pellicola. Ma invece diamo un'occhiata più da vicino al videogioco stesso e guardiamo la grafica, ovviamente. Graficamente com'è? Beh, bisogna dire che Virgin Interactive nel 94 aveva raggiunto il suo apice e qui lo sta dimostrando alla grande. Abbiamo ambientazioni molto ben dettagliate, molto disneyane certamente, ma sono molto belle da vedere, una vera gioia per gli occhi, con pochi colori a schermo certo, ma sono stati dosati così bene che sembra che ce ne siano di più, accidenti. E anche per quanto riguarda gli effetti di luce e ombra sono perfetti. Stessa cosa anche per quanto riguarda i personaggi. Sono stati riprodotti pari identici a quelli che abbiamo conosciuto nel cartone animato. Sono anche molto ben animati. Diciamo che è una grafica che può ancora lasciare a bocca aperta. Invece, anche per quanto riguarda il sonoro, è stato fatto un buon lavoro. Abbiamo temi musicali presi direttamente dal film e adattati al chip audio della console Mega Drive, e bisogna dire che sono molto orecchiabili, nonostante si senta appena l'effetto gracchiante. Stessa cosa anche per quanto riguarda gli effetti sonori, sono stati
ben studiati per un gioco del genere. Diciamo che è un sonoro fatto molto bene, certo senza pretese, ma molto orecchiabile. Invece, dando un'occhiata alla giocabilità, cos'è The Jungle Book? È una sorta di platform. Il nostro scopo è guidare il personaggio di Mowgli attraverso vari livelli e deve semplicemente saltare e stendere gli avversari a suono di oggetti che deve lanciargli addosso, ovviamente. Potrebbe sembrarvi forse un platform molto semplice, ma sotto tanti aspetti potrebbe ricordarvi anche Pitfall, soprattutto nel primo o anche nel terzo livello. Potrebbe anche davvero ricordarvelo, Pitfall. Il nostro personaggio, oltre a essere molto abile, deve anche prendere delle armi e power-up durante il gioco. Saranno molto importanti per superare delle situazioni molto pericolose, tipo posare i proiettili banana, la maschera dell'invincibilità, noci di cocco, la doppia banana, anche i banana boomerang. E se dobbiamo cercare di completare il gioco al 100%, dobbiamo raccogliere anche un certo sufficiente numero di gemme che sono posizionate per bene in ogni livello, e dobbiamo utilizzarle ovviamente per cercare di portare a termine proprio al 100% il titolo stesso, e anche se ci servirà addirittura per andare avanti se ne raccogliamo un certo numero. Questo videogame ha una certa quantità di livelli che si attestano su 8. Sono pochi, certo, ma infine bisogna dire che sono abbastanza per un tie-in videoludico in cui la giocabilità non molto lunga sono il pezzo forte. Questo videogame venne rilasciato per Master System, Mega Drive, Super Nintendo, Game Boy, Game Gear, per NES, per computer e anche ultimamente per il Game Boy Advance. E non ci sono assolutamente differenze, cambia soltanto un pochettino la grafica da console a console. Quindi, perché non provate a recuperarlo e dategli una possibilità a questo videogame? Beh, con questo è tutto, vi aspetto alla prossima recensione, gente! Ciao!